Un territorio difficile ma florido, con un'economia vivace e ancora inespressa. Il fenomeno mafioso diventa infatti ostacolo allo sviluppo del territorio cerignolano, gravando sugli imprenditori come un macigno e a volte rendendo impossibile anche la loro vita. Parole dolorose quelle pronunciate da Lazzaro Daura, l'imprenditore agricolo di Cerignola che ha avuto il coraggio di denunciare e spezzare la catena opprimente di estorsioni ed usura. Proprio nella sua attività è stata accolta la presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo. Questo è probabilmente fotografato da tutti come il territorio che ancora utilizza metodi troppo, veramente troppo feroci. La mafia qui è rimasta quella mafia soprattutto che fa male non solo al tessuto economico, come si dimostra in questa azienda, ma anche alle persone. Davanti a questa mafia non si arretra, ma si avanza per sconfiggerla definitivamente. Ribadito durante l'incontro l'importanza del fondo della FAI, la Federazione delle Associazioni Anti-Racket e Anti-Usura Italiane, che fornisce aiuto concreto per gli imprenditori danneggiati dai fenomeni criminali, verso i quali è sempre maggiore l'attenzione e l'azione dello Stato. Territorio difficile, molto complicato, complesso, ma ci stiamo impegnando come squadra Stato a far fronte a questa situazione che sostanzialmente sta determinando anche una sorta di disorientamento generale della cittadinanza. Stiamo cerchiamo di ritrovare fiducia, queste sono occasioni importanti per incontrare i rappresentanti del tessuto economico imprenditoriale, per cercare di dimostrare tangibilmente che l'azione della squadra Stato è forte, c'è una presenza importante, c'è una massima attenzione. Oggi c'è anche il presidente della Commissione antimafia, c'è il commissario straordinario antiracket, quindi è un'azione molto molto imponente che sta dando risultati importanti. Abbiamo destabilizzato organizzazioni criminali e abbiamo limitato l'operatività, privati dei vertici, quindi un'azione a tutto campo, senza frontiere, che sta portando risultati interessanti, importanti e quindi ci danno fiducia in primis a noi e soprattutto servono per ricostruire questo rapporto di fiducia, perché diventa fondamentale anche il concorso della componente civica a questa azione congiunta che deve essere sviluppata per la formazione della legalità.